Penso che sia doveroso da parte di chi svolge un ruolo istituzionale rendere conto periodicamente, il più spesso possibile, del proprio lavoro, sia in termini quantitativi, cioè quanti progetti di legge, quanti emendamenti, quanta attività numericamente si è prodotta, nella propria azione, e sia naturalmente in termini qualitativi, cioè di che cosa, ci si è occupati nel lavoro istituzionale, nel lavoro parlamentare, anche un po' per capire la traiettoria del proprio lavoro. Io oggi racconto questo, racconto i progetti di legge a prima firma, quelli che ho sostenuto, gli oltre 1.000 emendamenti che abbiamo presentato alla vigilia di una legge di bilancio in cui l'attività sarà ulteriormente rafforzata perché sarà in Senato e lì noi possiamo portare molte aspettative della nostra regione. Il racconto è quello di un parlamentare di territorio che si è occupato anche di questioni di carattere nazionale, ma calate nello specifico, della terra che mi ha chiesto di rappresentarla in Parlamento. Dal lavoro, dalle vertenze occupazionali, ancora ieri l'interrogazione sulla Magneti Marelli, all'istruzione, alla sanità, ai grandi progetti di sviluppo del nostro territorio, al raddoppio della ferrovia, il sistema irriguo del Fucino, una legge sulla ricostruzione. Poi il tema di cui mi sono occupato sempre più, iniziando dai decreti aiuti sul superbonus fino a proposte di legge che riguardano il caro affitti, la rigenerazione urbana, il consumo del suolo, cioè tutto ciò che riguarda l'abitare, che è un diritto nel nostro paese sempre più difficile da avere e sul quale voglio costruire un insieme di progetti di legge che abbiano però una visione comune. Quindi, in qualche modo oggi questo racconto serve anche a me per capire la traiettoria delle cose che ho fatto rispetto agli impegni che ho preso con i cittadini e anche di quello che possiamo fare nel futuro. Credo davvero che il modo di rispettare il mandato costituzionale, cioè che un ruolo istituzionale si svolge con disciplina e onore, è innanzitutto confermato dalla possibilità, dal dovere, come dicevo all'inizio, di rendicontare, di raccontare nel dettaglio il proprio lavoro e consentire ai cittadini, alle cittadine, agli elettori di poter controllare quotidianamente quello che si fa e poter chiedere anche, no, di render conto. Ecco, quindi la conferenza stampa di oggi per me è un punto che voglio ripetere anche nel futuro e che penso sia anche il miglior modo di svolgere seriamente, anche con se stessi, il ruolo istituzionale.